Eccoci qua, oggi siamo qui per parlare della nostra realtà e andare a tracciare delle possibilità per creare un giornale legato alla propria comunità, una comunità che può essere una scuola, può essere un'università, può essere una realtà territoriale, può essere una realtà editoriale. Allora, partiamo appunto dalla descrizione della nostra realtà. Scomodo nasce nel 2016, quindi 5 anni fa, e avevamo tra i 16 e i 17 anni. È nato dall'idea di due ragazzi che volevano fare qualcosa per la propria scuola e per la propria comunità di riferimento e che avevano tanta voglia di esprimere le proprie idee e le idee dei propri compagni di scuola. E così si è cominciato a fare le prime riunioni ed è nata l'idea di fare un giornale cartaceo che poi è diventato anche online, come vedete nella slide, però. Scusate. E era Sì. Colpa mia. ricominciamo, Claudia, e tagliamo questo qua. Ok, va bene, va bene. Ma questo lo metto in play, sì. Non è che batte solo qua. Ok. Allora, oggi siamo. Sì, adesso no. Oggi, allora. Oggi siamo qui per parlare della nostra realtà e per descrivere quello che abbiamo fatto e il giornale che abbiamo creato in questi 5 anni, per poi cercare di dare degli elementi pratici perché appunto si vuole buttare nel mondo dell'editoria e del giornalismo e vuole raccontare delle battaglie che pensa possono essere rilevanti per la propria comunità e per le persone che vivono intorno a loro. E Scomodo nasce nel 2016 da un gruppo di studenti liceali di età tra i 16 e i 17 anni, quindi ormai 5 anni fa. L'idea viene a due ragazzi che, parlando con i loro compagni e con i loro coetanei, hanno sentito il bisogno di esprimersi, di raccontare ciò che avevano da dire, diciamo, ciò che aveva da dire la loro comunità di riferimento. Così sono state chiamate delle prime riunioni, prima interne soltanto alla propria scuola e poi piano piano si sono allargate sulla città di Roma e sono stati chiamati vari rappresentanti di collettivi, di movimenti, di varie realtà sparse per la città per dar vita a questo giornale. Scomodo nasce come un giornale cartaceo perché quando l'abbiamo fondato, sentivamo l'esigenza di cambiare il paradigma dell'informazione, quindi non soffermarsi sull'informazione istantanea, veloce, rapida, ma cercare di creare un'informazione di approfondimento e soprattutto un'informazione partecipata, cioè scritta e poi anche letta da più persone insieme. Quindi tutti gli articoli sono sempre stati scritti, mai in una persona sola, mai in due persone, ma sempre in di più. Poi negli anni siamo cresciuti e abbiamo sempre lavorato tantissimo con le scuole, infatti all'inizio ci siamo rivolti proprio a loro per cercare, diciamo, appunto, i primi aiuti sulla distribuzione, quindi appunto distribuiamo dentro le scuole romane e stampavamo vicino appunto ad una scuola a Trastevere a Roma. Poi piano piano il progetto è cresciuto e oggi si è diffuso anche in altre città e non è più soltanto a Roma, tra queste Milano, Torino e Napoli, nella slide no, Milano, Torino e Roma, che sono, diciamo, i gruppi, le città dove ci sono più persone, però poi il giornale è distribuito su tutto il territorio nazionale attraverso una fitta rete di librerie indipendenti. Il progetto nasce però per dar voce alle nuove generazioni e per creare uno spazio dove queste si possano esprimere, possono raccontare chi pensano di essere, che cosa vogliono e portare avanti le battaglie. Infatti, accanto al giornale è nato subito un vero e proprio movimento che ha organizzato dal 2016 ad oggi numerosissime iniziative di stampo culturale e sociale sul territorio di riferimento. Quindi, diciamo, il giornale è stato lo strumento che abbiamo creato per appunto dar voce alla nostra comunità di riferimento e quindi tutti i giovani studenti a quel tempo liceali e poi adesso piano piano siamo un 50% ancora liceale, un 50% universitario. E però accanto a questo giornale, che era lo strumento cardine per raccontare la realtà che era intorno a noi, abbiamo dato vita a un vero e proprio movimento che
poteva interloquire con le forze della città e cercare appunto di avere risultati su battaglie che avevamo a cuore e che raccontavamo nel giornale, e allo stesso tempo organizzava numerosissime iniziative. E qua velocemente vediamo appunto, diciamo, la crescita che c'è stata di Scomodo, che nasce come progetto abbastanza ristretto, appunto legato a una singola comunità studenti di liceo e di università, e poi piano piano è andato a crescere. Ad oggi abbiamo circa 1 migliaio di abbonati e distribuiamo tra le 6 e le 8.000 copie, principalmente in scuole e università nelle città dove siamo presenti, diciamo come vedete nella mappa. E purtroppo ancora dobbiamo andare a sud molto di più, perché la Sicilia e la Sardegna per esempio ci mancano ancora totalmente per quanto riguarda la distribuzione, ed è uno dei nostri obiettivi per l'anno prossimo. È sempre stata gratuita perché crediamo in un'informazione accessibile, e anche per questo durante la pandemia abbiamo sviluppato un sito web dove appunto creare articoli online che possono anche avere una maggiore diffusione rispetto al cartaceo, però sempre basandoci sul nostro modello di cartaceo, che è un modello che si basa su un giornalismo partecipativo, e quindi gli articoli vengono sempre scritti in più persone, cioè ci si incontra, poi adesso Federica racconterà meglio proprio il processo di costruzione, però vengono sempre scritti da più persone che hanno anche delle opinioni diverse, e quindi si cerca di avere un approccio al giornalismo più trasversale e di approfondimento, e questo lo abbiamo passato anche sull'online, che appunto abbiamo sviluppato nell'ultimo anno. Come funziona una redazione? Quindi Lorenzo ha raccontato come ci formiamo, però in realtà il come funziona una redazione è la formazione continua che Scomodo cerca di assumere questo ruolo tra i ragazzi e le ragazze che ne vogliono far parte. Quindi oltre a delle redazioni locali abbiamo una cosiddetta redazione a coordinamento nazionale, dove poi il prodotto è il mensile che trovate appunto distribuito gratuitamente nelle librerie e nelle scuole in origine, e poi abbiamo anche le redazioni locali. Quindi oggi era interessante per noi cercare di spiegare un pochino come può funzionare una redazione indipendentemente anche dalla territorialità precisa, quindi che non sia semplicemente Roma, Milano, Torino o Napoli che sviluppano una redazione, ma come il nostro modello aggreghi e formi una redazione indipendentemente poi dalla territorialità. E, nel nostro caso specifico, per quanto poi in realtà sia fondamentale all'inizio sicuramente del periodo pandemico ritrovarsi insieme e discutere, successivamente, così come abbiamo poi prodotto un sito con articoli specifici su un sito ad hoc, abbiamo cercato di costituirci come redazione. E nel nostro caso funziona in modo molto, sembra complesso, ma in realtà molto semplice, nel momento in cui abbiamo un gruppo WhatsApp. Quindi questo potrebbe essere uno strumento anche per voi per approcciarvi alla comunità, in cui ci si dà un appuntamento. Verosimilmente noi funzioniamo a livello di tematiche e di settori e di sezioni più che altro, che possono essere cultura, attualità e plus. E, nello specifico cultura e attualità si spiegano da sole, quindi trattiamo temi che possono rientrare all'interno delle specifiche sezioni, e poi abbiamo una sezione di plus che ha un approccio un po' più trasversale rispetto a cultura e attualità, inserendo degli spunti di riflessione forse ancora più approfonditi. Ovviamente dobbiamo ricordarci che la nostra redazione funziona su una base temporale di un mese, perché fondamentalmente abbiamo la nostra informazione lenta approfondita, per il quale cerchiamo di coprire un argomento che in quel periodo poteva essere interessante, cercando di dare delle riflessioni, degli spunti che vadano un po' oltre all'attualità stretta. E,
In pratica, noi ci diamo un appuntamento all'inizio del mese in cui tutta la redazione, e cosa intendiamo per redazione, chiunque ne voglia far parte sostanzialmente, per la discussione di argomenti che potrebbero interessarci, e successivamente c'è una scrematura che riguarda innanzitutto l'idea vincente, cioè quella che convince più persone e per la quale più persone hanno il bisogno e la necessità di scrivere. Quindi questo è un primo processo molto importante. Il secondo processo è cercare di capire con chi effettivamente vuole scrivere un articolo su un determinato argomento, discutere. Discutere insieme, e quindi entriamo un po' più nel vivo di come si costruisce un articolo. Il nostro modello è appunto un modello un po', diciamo, virtuoso, che ci piacerebbe molto che diventasse uno strumento per chiunque si voglia avvicinare anche al mondo dell'informazione, ma non necessariamente, cioè un modello che possa costituire una comunità, fondamentalmente. Quindi abbiamo il cosiddetto modello di giornalismo partecipativo, per il quale successivamente alla... Coniato da noi, dove successivamente alla discussione di quale verosimilmente potrebbe essere l'idea che ci piace di più, il gruppo si restringe, quindi ci sono le persone che si avvicinano e si cerca di capire quali possono essere i pro, i contro di un argomento, quali possono essere le idee o le riflessioni, e in questo senso la scritta che vedete sulla slide, quindi non avere paura di esprimere le tue idee, funziona, per quanto semplice e forse banale possa apparire, in realtà è una parte fondamentale della discussione, perché se nessuno si proponesse o dicesse effettivamente quali sono anche dei dubbi o dei rischi rispetto ad un argomento, non crollerebbe tutto il modello partecipativo. Quindi fortunatamente la temporalità ci aiuta, perché non dobbiamo coprire subito una notizia, quindi in questo modo abbiamo tempo di scriverle e eventualmente ritirare la nostra offerta su carta per cercare di ricostituire l'articolo. E quindi in questo momento ci siamo ritrovati, facciamo un esempio, no? Una giornata tipo, ci siamo ritrovati, abbiamo capito che quella è l'idea, le persone che scriveranno l'articolo non saranno mai da sole, quindi avranno sempre più mani che collaborano, e trovato l'argomento, trovato il taglio, nella praticità bisogna capire chi coprirà una parte di scaletta. Quindi si inizia a buttare giù su un foglio, in modo molto pragmatico, quale possa essere la scaletta. Le persone si occuperanno di coprire e di scrivere con delle ricerche il pezzo che si sentono più vicini o che eventualmente c'è una conoscenza un po' più adeguata sull'argomento, anche se questo mi sento di dire che non è un discrimine, nel senso che abbiamo studenti e studentesse che non scrivono necessariamente di quello che studiano, ma per interesse si approcciano alla conoscenza e all'informazione. Quindi l'informazione è un po' a doppio taglio, cioè da una parte è sia l'informazione che noi diamo ad altri, ma l'informazione anche che riceviamo costruendo un articolo. Fatta una scaletta, preso il pezzo di interesse, si cerca poi di armonizzare in qualche modo tutta la linea dell'articolo, e poi c'è una parte che da poco fortunatamente esiste ed è uno strumento molto importante, che è il gruppo che si è formato di correttori bozze, quindi anche cercare di capire quali sono i cosiddetti refusi, quali sono delle serie di armonizzazione anche del linguaggio rispetto a persone che appunto si approcciano a un articolo con penne, come si dice in gergo, molto differenti. Nello specifico, abbiamo, questo è un'immagine di un articolo che potete trovare sul nostro sito, che si chiama La cura di Eni.
Sì, che alleghiamo comunque. Che alleghiamo successivamente e riguarda un lavoro che abbiamo fatto e che c'è molto a cuore riguardanti un po' le due sfere tra ambiente, società che, o multinazionali che in qualche modo danneggiano l'ambiente e una parte per il quale se no non saremmo qui ora la scuola. Quindi cercare di tenere questi tre filoni insieme. Nel particolare i redattori e le redattrici di questo articolo hanno cercato di sviluppare in senso critico quali possano essere gli accordi tra le università italiane, nello specifico sui territori siciliani, la multinazionale ENI e dei progetti paralleli e quanto queste due funzionino in seno ad accordi quadri, quanto non siano trasparenti e quanto in realtà ci sia poi un danneggiamento di greenwashing a livello di formazione per le scuole italiane. Questo è un chiaro esempio di, peraltro non è un articolo diciamo semplice, sia nella lettura e sia nella produzione, infatti si trova nella sezione di inquinanti, che è una sezione che abbiamo sul sito per la quale abbiamo stampato anche due speciali cartacei, e, che riguarda un po' un'analisi di quelli che possono essere gli enti emettitori inquinanti, appunto, da qualsiasi punto di vista, dall'overconsumption, la pubblicità, all'ambiente in senso stretto, a infrastrutture. Questo è stato un esempio per me molto interessante del fatto che c'è stata una ricerca che non fosse basata eventualmente su una storiografia o una saggistica o un'informazione che potesse essere in qualche modo accessibile e, semplicemente digitando su internet delle parole chiavi, ma è stata una ricerca di accessibilità un po' anche forse rischiosa rispetto a quello che cercavamo di scrivere o di esprimere o di denunciare in qualche modo, e quindi è un po' un articolo limite tra un articolo diciamo basico e semplice e quello che poi ha dato un po' tutto il filone alle inchieste che, di cui ora ci occupiamo e stiamo sviluppando mano a mano nel tempo, e questa è una novità. Quindi anche come la redazione funziona e come si sviluppa è molto importante, quindi per quanto possiamo avere una premessa logica su vogliamo coprire determinati temi, poi la forma che possa assumere è sempre in divenire. Ok, e a questo punto diciamo per anche poi per andare a chiudere un po' gli elementi, diciamo, Federica ha raccontato come viene costruito un articolo, poi appunto attorno al progetto, come dicevamo anche all'inizio, ci sono un sacco di cose che si concentrano in campo editoriale, ma poi vanno anche su altri ambiti. Molto importante l'utilizzo che facciamo e che abbiamo, diciamo, affinato e sviluppato di più negli ultimi due anni della comunicazione attraverso i social, che è sempre molto importante per poter raccontare poi quello che vai a fare. Allora noi abbiamo i responsabili per ognuna delle sezioni del giornale e per le sezioni aggiuntive che escono, magari sono online, quindi c'è il responsabile di cultura, il responsabile di plus, il responsabile di attualità, scelte a livello collettivo, seguendo il modello di giornalismo partecipato, che comunicano a chi segue invece la comunicazione quali sono gli argomenti a cui si vuole dare maggior rilievo ogni mese attraverso i mezzi di comunicazione, e quindi prendendo l'articolo scrivono un breve testo che racconta l'articolo e la comunicazione, utilizzando anche l'expertise, diciamo, passatemi il termine, di legate al mondo della comunicazione, le trasforma in materiale che può essere diffuso sui vari social network. E questo è molto importante per noi anche proprio poi, diciamo, oltre al campo editoriale, proprio per il racconto del contesto di riferimento. Quindi è facile immaginare numerose rubriche, si pensa per esempio ad una scuola che si vuole raccontare la scuola, basta prendere il telefono in mano, andare ad intervistare professori, presidi, studenti e capire, diciamo, qual è l'humus sociale, qual è il fermento che c'è in quella scuola e poi poterlo diffondere attraverso i canali di comunicazione. E questo poi può essere anche uno strumento per fare network, conoscere le realtà simili che possono
far crescere la realtà, che appunto magari parte come un giornale legato alla scuola, in cui scrivono soltanto studenti della scuola e che fanno magari attività legate a quel territorio, a quella scuola, però poi piano piano crescendo attraverso gli strumenti di comunicazione si può conoscere gli studenti di un'altra scuola che sono interessati, e così piano piano si allarga e magari diventa legato a una città, e poi piano piano si può allargare e si può diventare una realtà nazionale. Poi appunto noi facciamo, organizziamo anche eventi qui che abbiamo messo nella slide, e per noi è molto importante i rapporti di partnership che si sono sviluppati, una di queste anche con Banca Etica, che è stato uno dei nostri primi partner, e noi abbiamo scelto i partner seguendo i valori della nostra comunità, cioè noi appunto, come penso che ormai avete capito, discutiamo di ogni cosa tantissimo, quindi ogni mese ci incontriamo numerose volte in plenaria e si discute gli articoli che si vogliono andare a fare, qual è il taglio generale del progetto e qual è la linea, passatemi il termine, politica che assume il progetto, e sulla base dei valori di riferimento che sono fondamentali, perché sennò la comunità si va a sciogliere, cioè si va appunto a frammentare, e sulla base di quei valori poi si vanno a inquadrare dei soggetti che vogliono essere, appunto, che possono diventare partner. A quel punto si contattano, e attraverso appunto le reti network che si creano nel tempo è possibile immaginare delle collaborazioni, così per esempio con noi è nata la collaborazione con Banca Etica e Greenpeace per quanto riguarda i temi ambientali, che ovviamente, anche essendo noi ragazzi, anche voi ragazzi, è molto importante averli a bordo spesso, perché possono dare anche delle competenze, le professionalità della revisione degli articoli, che può essere molto interessante poi per la qualità del prodotto finale. Per quanto riguarda la produzione e la distribuzione, noi siamo partiti dalle scuole, cioè abbiamo conosciuto una tipografia che ci ha aiutato all'inizio e ci ha permesso appunto di stampare sul modello cartaceo, e lì abbiamo stampato e raccoglievamo i soldi facendo degli eventi di autofinanziamento, quindi organizzavamo per esempio durante quell'assemblea della scuola quell'ora di musica in cui si chiedevano soldi. Poi ci siamo allargati e per stampare il giornale su tutta Roma organizzavamo proprio degli eventi in spazi abbandonati rivitalizzavamo per una notte e chiedevamo un'offerta libera all'ingresso per appunto pagare la tipografia per stampare il numero, che poi veniva distribuito gratuitamente. Poi hanno giocato un ruolo cardine le librerie, i luoghi culturali e tutta una serie di enti che piano piano, diciamo, hanno aderito al progetto e sono diventati i nostri luoghi di distribuzione. E inoltre noi, diciamo, come avete visto nella grafica precedente, questa qui, giochiamo anche molto con la grafica, abbiamo una rete di illustratori che abbiamo sempre preso prima dalla nostra comunità, poi adesso si è allargata molto, abbiamo dei contatti anche che vanno fuori dall'Italia. Ecco, questo è un altro esempio di copertina, noi ogni mese un illustratore diverso fa la copertina. Però appunto già all'interno della nostra comunità e del nostro gruppo più ristretto, che poi piano piano si è andato ad allargare, avevamo vari grafici con cui appunto abbiamo lavorato per trasformare anche l'indagine editoriale in un'indagine, in uno studio dell'immagine, e che potesse anche integrare il lavoro editoriale ed accrescerlo di valore. E noi alleghiamo alla fine un breve video su come usare WordPress per creare un sito. Noi l'abbiamo creato su WordPress e abbiamo sempre un sacco di casini, perché di competenze tecniche ne abbiamo proprio poche a livello appunto di tecnicismi. Poi c'è sempre chi è più appassionato di computer e appunto può dare una mano in quel senso e impratichirsi poi velocemente, però comunque alleghiamo un video di WordPress su come creare un sito e proprio partendo da zero, e un video di iDesign, che invece è il nostro sistema che utilizziamo per impaginare il numero, che appunto poi tutto il numero è integrato anche da illustrazioni grafiche di diverso tipo, però l'impostazione base la utilizziamo con iDesign, e se hai un utilizzo base di iDesign già si può fare il numero. Ed anche un piccolo video che sicuramente siete più in grado di noi, forse perché siete più pratici, però può essere d'aiuto per quanto riguarda un po' la comunicazione social, soprattutto nell'ultimo periodo dove noi ci siamo un po' più sviluppati in quel senso, come creare un post su Instagram o eventualmente su Facebook in modo effettivo, efficace, che possa seguire anche delle linee particolari e di definizione poi del vostro giornale o della vostra comunità, quindi cercare un'armonia anche grafica in qualche modo che possa ricordare all'utente
che sta leggendo effettivamente di scomodo nel nostro caso o di altro. E per concludere vi ringraziamo e speriamo di leggervi, prendetelo un po' alla larga questo leggervi, cioè non necessariamente su un giornale o su Instagram, ma in senso a espandete le vostre conoscenze e curiosità, e ci sono più modi per farlo. Questo è il nostro modo fino ad oggi, che ha funzionato, e sicuramente il mondo dell'informazione in qualche modo ha bisogno di nuove persone, nuovi curiosi che possano farlo. E ovviamente, per finire proprio, se avete voglia di partecipare alla nostra realtà, la nostra è una redazione occlusiva, quindi vi lasceremo una mail e basta scriverci e noi provvederemo a reintegrarmi nella redazione e partecipare al nostro processo collegiale di scrittura degli articoli. Ciao a tutti e a tutte. Ciao a tutti e grazie.